Ricorre oggi il centenario della nascita di una grande attrice italiana, Alida Valli. Era dunque doveroso iniziare una rassegna critica filmografica dedicata a questa grande attrice del cinema italiano. Una rassegna che si concentrerà nella prima parte della sua carriera cinematografica e che ci terrà compagnia fino al 2 di agosto. Iniziamo oggi con la recensione e l'introduzione alla visione del film Mille Lire al Mese del 1939 di Max Neufeld, che fu il primo grande successo dell'attrice. Nata a Pola nel 1921 da una famiglia di origine aristocratica mitteleuropea, il padre era un professore mentre la madre era di origine slava, si trasferisce giovanissima a Como e successivamente a Roma, ma la sua grande passione è quella del cinematografo. Quando raggiunge la capitale non conosce nessuno del campo cinematografico e per questo motivo si apposta sotto l'abitazione del regista Alessandro Blasetti e riesce a strappargli un provino per il Centro Sperimentale di Cinematografia. Qui è ammirata da tutti i professori e anche dal professore di storia del cinema Francesco Pasinetti, che da lì a poco le dedicherà un bellissimo articolo fotografico sulla famosa rivista Cinema. Nel 1936, a solo un anno dall'inizio dei corsi del centro sperimentale, decide di abbandonare la scuola. È la prima allieva che fa una cosa del genere e ha una piccola, riesce ad ottenere una piccola particina nel film di Enrico Guazzoni, I due sergenti. Il suo volto non passa inosservato e verso la fine del 1938, dopo alcune parti minori, viene scritturata per ben 5 anni, per cui seguendo quello che era il modello dello star system hollywoodiano, dall'Italcine. E il primo film che realizza e che le porta anche una vera e propria popolarità e successo è il film Mille Lire al Mese, diretto da Max Neufeld, che esce nel gennaio del 1939. Il regista parla nel suo film alle massaie rurali e a gran parte della popolazione quasi analfabeta di un nuovo mezzo di comunicazione che è appunto la televisione. In pochi sanno che al principio del 1939 a Roma, in via Asiago, negli stabilimenti appunto dell'EIR che poi diventerà Rai, si stavano effettuando le prime sperimentazioni televisive che porteranno poi alla trasmissione giornaliera a partire dal 22 luglio del 1939 di 2 ore di trasmissione televisiva e successivamente anche di 4 ore. Gli apparecchi televisivi erano già stati messi in vendita nei principali negozi di elettrodomestici, ma con l'avvento appunto della Seconda Guerra Mondiale, questa sperimentazione si blocca e ritornerà soltanto nel nostro paese nel corso degli anni 50. La protagonista del film è Malda, interpretata da Alida Valli, che è questa ragazza intraprendente e vivace, fidanzata con Gabriele, interpretato da Osvaldo Valenti, che decide di trasferirsi dall'Italia a Budapest per trovare un lavoro come ingegnere televisivo appunto al fidanzato. La presenza della Valli è determinante per la riuscita del film, se ne accorgono anche i critici dell'epoca. Si tratta di una pellicola dal ritmo indiavolato, dai perfetti tempi comici e ancora oggi molto godibile. È un esempio molto noto della cosiddetta commedia lungherese perché ha appunto questa ambientazione in terra magiara e pensate che in Italia tra il 31 e il 43 si contano ben 26 film ambientati appunto in Ungheria, che era una terra fantastica, una terra dove tutto poteva accadere, un luogo di completa evasione. I due sceneggiatori che sono Biancoli e Zampa si divertono a fare una satira a quello che era il regime fascista. Infatti, nella sequenza dell'inaugurazione della televisione, appunto a Budapest, vediamo questo ministro che assiste a questa trasmissione che a un certo punto impazzisce perché si intervalla al discorso dell'inaugurazione di un cantiere fatto da un personaggio importante, un capo di Stato che parla un po' come
Mussolini, si incrocia con un numero di varietà, per cui con queste ballerine succinte che cantano mentre c'è il discorso di questo personaggio importante. Come dicevamo, si tratta di una pellicola allegra, vivace, che per molto tempo si è considerata una storia originale sia a livello di soggetto che di sceneggiatura italiana. In realtà è stato scoperto in tempi più recenti dal critico e storico Ernesto Gilaura che si tratta di un fedelissimo remake di un film ungherese del 1935, campione di incassi però mai arrivato in Italia, che si intitolava Heavy 200 Fix, che tradotto letteralmente significa avere 200 pengo fissi, per cui al mese. È un'opera diretta da Béla Ballonga, interpretata da Paul Javert, che vedremo poi nel film Carmela di Flavio Calzavara, che racconta appunto la storia di Magda e del suo fidanzato, l'ingegner Gabor, disoccupato. Grazie a un loro amico, il farmacista Mattias, Gabor trova un posto fisso in una radio. Per cui nella pellicola non si parla ancora di televisione e confrontando i due film ci sono diverse sequenze quasi identiche. Inizia così il successo di Alida Valli, un'attrice dalla lunga carriera, ben 66 anni sullo schermo, dal 1936 al 2002, caso unico e raro del cinema italiano, dovuto alla sua straordinaria fotogenia, che non dipende semplicemente dalla sua bellezza fisica, ma dalla reale resa fotografica della sua figura sullo schermo. Oltre alle sue doti attoriali e l'intelligente capacità di scelta con il tempo e il decadimento fisico delle più o meno giuste parti, adeguando e arricchendo il suo stile recitativo ai tempi che cambiano e anche al cinema che cambiano. Per cui ci vediamo lunedì prossimo con la visione completa del film 1000 lire al mese di Max Neufeld. Ballo all'opera. Ah, da molto tempo? No, no, ieri ho ballato per la prima volta in scena. Ecco dove vi ho vista, ieri sera all'opera. Siamo pari. No.